E sono Pazox e ben ritrovati in un nuovo video. Ecco a voi come completare la settimana numero 2. Diciamo che sono sfide abbastanza facili, ma tranne quella di sponde del saccheggio, che è veramente tosta, perché bisogna trovare 0 su 7 di tesori. Sappiamo bene che a Loot Lake scenderà una marea di persone. Quindi iniziamo. La prima missione è infliggi danni con un fucile d'assalto. Vi basterà andare a pinnacoli pendenti e sparare a qualche nemico qua e là, anche se abbattuto. I danni ve li infliggerà lo stesso. La seconda missione è cerca 7 scatole di munizioni in una singola partita. Io qui vi consiglio di atterrare a spiagge snob, verso il bunker. Ci ritroviamo almeno 4 o più scatole di munizioni. E poi nel lungo andare prendete le ultime che trovate. La terza sfida è elimina nemici nella nuovissima città nel deserto, ovvero Palmetto. Beh, non vi resta che eliminare 3 nemici. Ma il mio consiglio è andate sempre in una casa e state lì ad aspettare qualsiasi nemico si avvicini. Così per chi ha le prime armi e non è capace a uccidere più di 3 nemici di fila nello stesso momento, può camperarsela con calma in una casetta. Quindi non fate come ho fatto io, andare a zonzo e sparare di qualità. Metti a segno un canestro in canestri diversi. Attenzione da 3 punti perché non lo specifica. E questi sono tutti i campi da basket dove potete fare questa missione. E come ho detto prima, dovete fare 3 punti e non 2, quindi non dovete stare molto vicini per fare il canestro, quindi allontanatevi un pochino e potrete fare il vostro bellissimo canestro. La seconda sfida del pass è cerca dei forzieri alle sponde del saccheggio. Bene, siamo arrivati a questo punto. In questa sfida utilizzate la modalità 50 persone, ovvero 50 contro 50. Maggior parte dei vostri compagni andranno sempre nelle città più importanti, tipo Pinnacoli, Corso Commercio, eccetera eccetera. Poche persone andranno lì a fare la sfida nelle sponde del saccheggio. Diventerà molto semplice. Cerca tranosi, un'arcata di pietra e dinosauri. Beh, è inutile cercare perché il vostro Pazox è qui per segnalarvi dove si trova la stella. E proprio in questo punto vi basterà andare sotto questa roccia abbastanza lunghina e prendere la vostra cara stella e fare amicizia con nemici. E l'ultima sfida di questa settimana è elimina con fucili di precisione. Stessa cosa di prima come i fucili d'assalto. Approfittate della modalità 50 contro 50. Prendete qualche cretino che sicuramente si sta distraendo per l'appunto per la missione del basket o qualcuno che non si sa neanche muovere e potrete fare tranquillamente la vostra cara sfida. Per quanto riguarda la stella segreta, ci vediamo tra poco con un altro video dove oltre alla stella segreta numero 2 vi farò vedere anche la stella segreta numero 1 perché me l'avete chiesto veramente in tantissimi. Quindi che dire, noi come sempre ci vediamo con il dolcissimo e carnissimo